Buonasera a tutti e benvenuti al nostro workshop. L'obiettivo di oggi è quello di analizzare e trovare un approccio pratico per una gestione più sicura delle applicazioni cloud native tramite l'utilizzo di Red Hat Advanced Cluster Security. Nel workshop di oggi vedremo una breve presentazione di Partech. Andremo a vedere un po' più da vicino quello che è il concetto della sicurezza nel mondo del cloud. Risponderemo alla domanda che cos'è Red Hat Advanced Cluster Security e a seguire vedremo tutte quante le varie features che compongono RHCS. Mi presento, sono Gabriele Torregrossa, DevOps Engineer, mi occupo di DevOps e DevSecOps, sviluppo software e operation e maintenance sul cloud e lavoro per Partech, che da oltre 20 anni opera attraverso le persone come abilitatore di innovazione e tecnologia e fa supporto alle aziende tramite la realizzazione di servizi digitali moderni, efficaci e sicuri mediante la fornitura di soluzioni, prodotti IT, servizi professionali e formazione di alto profilo. Infrastrutture IT, cloud enablement, industria 4.0, blockchain, intelligenza artificiale e formazione sono alcune delle aree di eccellenza del gruppo. Gruppo che è un ecosistema innovativo che comprende oltre 200 professionisti e include le aziende Swing, Faberby, Lightstreamer e altri investimenti tecnologici come Chainon. Prima di tutto proviamo a dare una definizione a cosa si intende per concetto di sicurezza all'interno del mondo del cloud. Oggi, come ben sapete, è sempre difficile mantenere il passo con i rischi più recenti, i requisiti di conformità, gli strumenti e le modifiche all'architettura introdotte dalle tecnologie che sono basate su container e cloud ibrido. È necessario quindi ripensare un attimo all'approccio, considerando che la strategia di sicurezza tradizionale non è più sufficiente. Infatti va implementata e ricercata ad ogni livello dello stack, dell'infrastruttura e dell'applicazione. È quindi indispensabile attuare una difesa che sia capillare, la cui efficacia non faccia affidamento su un unico componente, ma sia piuttosto una strategia di sicurezza su più livelli, che coinvolge persone, tecnologia e processi. Cosa intendiamo con Red Hat Advanced Cluster Security? Gli sviluppatori di StackRox stavano già lavorando su una piattaforma per mettere in sicurezza tutto il ciclo di sviluppo applicativo containerizzato. Con l'acquisizione di StackRox da parte di Red Hat è nato il prodotto RHCS, con l'obiettivo di mettere in sicurezza tutto il ciclo di sviluppo applicativo e l'infrastruttura su cui praticamente viene eseguita l'applicazione. RHCS può essere utilizzato sia per il monitoraggio di sicurezza dei cluster OpenShift che di tutti quanti i cluster che sono nativi Kubernetes. Due dei pilastri fondamentali di RHCS sono lo Zero Trust Execution e lo Shift Left. Con Zero Trust Execution andiamo a definire una serie di regole che creano una baseline di autenticazione per la quale qualsiasi scostamento dalla stessa non viene autorizzata. Adesso vi introduco il concetto di shift left con una simpatica storiella che penso che la maggior parte di voi conosceranno. In Africa ogni giorno che succede? Una gazzella si sveglia, sa che dovrà correre più velocemente del leone perché altrimenti verrà sbranata. Allo stesso tempo il leone si sveglia, deve correre più velocemente della gazzella, altrimenti nada pranzo, ovvio no? Come molti di voi sapranno, i progetti molto spesso iniziano oggi e devono finire ieri. Ci troviamo di fronte a sfide temporali che sono veramente molto importanti. Si cerca sempre di concludere più velocemente possibile tutto il ciclo di sviluppo e rilascio, a volte a costo anche di sorvolare su alcune tematiche che sono molto importanti, come la qualità, la conformità, la sicurezza, gli stress test e così via. Quindi che succede? Si corre per arrivare alla fine. Si fanno i test quando si è vicini alla fase di rilascio, le app magari non funzionano o presentano problematiche tali che vanno a inficiare il funzionamento, perché magari c'è un'invasività anche sull'infrastruttura, problematiche che poi impattano tutta la parte di rilascio. E quindi che cosa accade? Che qualcuno inizia a essere sbranato. I primi della catena alimentare, anche se non c'entrano niente, sono gli sviluppatori e a seguire tutte quante le gazzelle che hanno contribuito al rilascio software.
E su chi siano i leoni lo lascio alla vostra immaginazione. Ovviamente si scherza. Come interviene lo shift left? Allora, si sposta a sinistra tutto il controllo sulla sicurezza, cioè lo si va ad integrare all'inizio, durante la fase di disegno e di analisi progettuale. Si parte da componenti che sono già sicurizzati, controllati, che non presentano vulnerabilità e soprattutto che sono conformi. Basta semplicemente che pensiate alla possibilità di utilizzare un'immagine Docker presente dentro l'RHCS, che quindi ha già tutta quanta una serie di requisiti di sicurezza e conformità, e avere la possibilità di utilizzarla come base image per i nostri applicativi. DevSecOps in quest'ottica è una cultura. Le aziende che sono attente alla sicurezza sono spesso le prime ad adottare queste metodologie, cioè quelle in cui gli sviluppatori lavorano a stretto contatto con i team di sicurezza, con l'obiettivo di integrare strumenti e componenti di sicurezza all'inizio del ciclo di sviluppo applicativo e della progettazione infrastrutturale. Tutto chiaro? Tutti a bordo? Ottimo. Allora, vediamo un po' più da vicino RHCS e andiamo un po' nell'aspetto tecnico. Cosa possiamo fare? Gestione della conformità in base alla maggior parte degli standard di settore, valutazione dei rischi per la sicurezza e la gestione delle politiche sia di rete che delle vulnerabilità. Possiamo integrare dei sistemi di risposta alle violazioni che ci sono all'interno dei nostri ambienti, monitorare la salute del cluster, utilizzare il sistema centralizzato di ricerca di RHCS, lo possiamo integrare via SSO e con sistemi di notificazione per gli allarmi e per il backup. Andiamo a dare un occhio agli aspetti legati alla conformità per gli standard di settore. Scansionando con RHCS i nostri cluster, possiamo valutare la conformità alla maggior parte degli standard di settore. Per esempio il CIS Benchmark, che è il Centro per la Sicurezza dell'Internet per Docker e Kubernetes, l'IPA, la legge sulla portabilità e la responsabilità sanitaria, le pubblicazioni speciali NIST 853 e 800-190 dell'Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia, il PCI DSS, standard di sicurezza del settore delle carte di pagamento. È possibile visualizzare tutte queste informazioni attraverso delle dashboard di conformità per avere una vista dettagliata e categorizzata di tutti i componenti. Analizziamo ora la sezione relativa e dedicata alla valutazione dei rischi per la sicurezza. RHCS valuta i rischi nel nostro ambiente classificando tutte quante le applicazioni in base al rischio per la sicurezza. È possibile creare politiche personalizzate e filtrare in base a criteri che andiamo a definire. Vengono fornite schede di indicatori del rischio, sezioni panoramiche e cronologie di tutti quanti gli eventi che accadono all'interno dei nostri ambienti. È possibile aggiungere tag di processo o impostare baseline di sicurezza che vanno poi a richiamare quello che era il concetto che inizialmente dicevo di Zero Trust Execution. Passiamo ora a dare uno sguardo alla gestione delle politiche di sicurezza. Queste possono essere messe in atto attraverso la verifica delle attività anomale, la definizione delle best practices per i DevOps, il controllo su Kubernetes, la gestione degli strumenti di rete, l'amministrazione dei privilegi, la definizione di best practices che possono essere utilizzate per aumentare la sicurezza nei nostri ambienti e il controllo sulla vulnerabilità. RHCS fornisce delle policy di sicurezza di base, pronte all'uso, che sono utilizzabili direttamente dall'utente senza la necessità di dover creare una ulteriore customizzazione. È comunque possibile chiaramente creare policy custom da applicare all'interno di tutti quanti i nostri ambienti. Tramite delle dashboard dedicate si avrà una panoramica completa di tutto il rischio e lo stato della nostra infrastruttura. RHCS semplifica la gestione delle politiche di rete attraverso tre componenti, che sono il Network Graph, Network Policy Simulator e Network Policy Generator. Cosa fanno? Il Network Graph fornisce visibilità e controllo tra le connessioni consentite e i percorsi di comunicazione attive per tutti quanti gli applicativi che sono nel cluster. Il Network Policy Simulator, per chi è un po' più pratico con OpenShift e Kubernetes, applica un po' quello che è il concetto del dry run. Quindi potete mettere in atto effettivamente una policy senza applicarla realmente, per poter chiaramente monitorare eventuali problematiche che possono nascere, però senza averle effettivamente in produzione.
Il Network Policy Generator si occupa di eseguire l'analisi del traffico nel cluster, nei cluster in un determinato time frame, va a analizzare tutte quante le connessioni che sono attive e vi propone una policy che può essere applicata per migliorare quanto già definito all'interno del sistema. La gestione delle vulnerabilità penso sia un tema veramente molto caldo, infatti all'interno dei nostri ambienti è un passaggio che va sicuramente controllato e analizzato, è fondamentale, in quanto ci permette di bloccare gli accessi e le azioni che non sono autorizzate. RHCS fornisce degli strumenti ad hoc per identificare, visualizzare e gestire le vulnerabilità. Mette in campo una serie di strumenti con i quali è possibile identificare una vulnerabilità, classificarla e segnalarla, associandole una priorità per poterla poi gestire e mitigare. Questo viene comodo quando chiaramente si lavora con gruppi che magari non sono omogenei, ma che lavorano complementarmente su RHCS e si possono condividere tutte quante le informazioni con i vari gruppi che partecipano. Vengono fornite delle top list, tra cui le politiche violate più frequentemente e i componenti che sono maggiormente a rischio. Nella sezione delle vulnerabilità è presente una scheda molto importante, che è quella dei Dockerfile, dove praticamente RHCS si preoccupa di eseguire una scansione su ciascuna immagine che viene utilizzata dai nostri applicativi. Vi fa uno spacchettamento di tutti quanti i layer che compongono l'immagine. A ciascun layer assegna i componenti ed eventuali CVE che vengono segnalate, assegnandole anche uno scoring. Risposta alle violazioni, altro tema importante. Quando siamo di fronte alle violazioni, bisogna chiaramente approfondirne la causa e intraprendere azioni che siano correttive. Le policy integrate di RHCS vanno a monitorare i componenti e i comportamenti all'interno del nostro ambiente. Ad ogni avvenuta violazione ci verrà segnalato quanto accaduto. È possibile analizzare le violazioni all'interno di un'apposita lista, applicare i filtri, visualizzare maggiori dettagli e si possono applicare commenti e tag su tutti quanti i componenti. Un ulteriore elemento di rilevanza è il sistema centralizzato di ricerca, utilizzabile tramite ricerche globali, autocompletamento, ricerche avanzate. È possibile categorizzare il tipo di ricerca e sfruttare la paginazione. RHCS è basato, o meglio il sistema di ricerca di RHCS, è basato su una coppia di parametri che sono l'attributo e il termine di ricerca. Nella maggior parte delle pagine troverete un bel barrettone nella quale potrete selezionare il tipo di oggetto che vi interessa, immagini, label, deployment name e così via, e potrete poi cercare per nome, quindi web server, MongoDB, MySQL, quello che volete. Integrazione con SSO. Può essere integrato con provider che rispettino SAM 2.0 o Auth 2.0 o con provider di identità o IDC. È integrabile con Okta Identity Cloud e Google Workspace. Gli accessi sono basati sulle role-based access control. Ci sono dei permessi predefiniti come l'amministratore, l'analista e continuous integration. È possibile gestire, creare e associare ruoli e gruppi personalizzati. Chi utilizza l'autorità di certificazione aziendale, un'altra modalità di accesso è tramite PKI. Un ulteriore aspetto da analizzare è la gestione della salute del cluster. Tramite una sezione specifica possiamo andare a monitorare appunto tutto quanto quello che è la definizione della salute del cluster. Possiamo avere delle panoramiche sulla definizione delle vulnerabilità, le immagini che abbiamo integrato, i sistemi di notifica integrati, i backup che possiamo utilizzare durante il flusso di continuous integration e la salute dei componenti che compongono RHCS. Inoltre vengono fornite delle schede di indicatori del rischio e delle metriche in merito allo stato dei servizi, dei sensori, dei rischi di vulnerabilità e l'integrazione con i servizi esterni. Ad ogni componente RHCS associa un valore qualitativo che ne definisce lo stato, cioè se healthy, degraded, unhealthy o unutilized.
È possibile integrarlo con piattaforme software per la segnalazione degli errori, le vulnerabilità rilevate, le policy violate e la gestione del backup. Si possono inviare allarmi tramite Slack, Webhook, PagerDuty, SumoLogic, Splunk, Jira o semplicemente via mail. L'integrazione con i backup può essere utilizzata, come dicevo prima, durante i processi di continuous integration, utilizzando Google Cloud Storage o Amazon S3. E inoltre è facilmente integrabile con scanner di terze parti per il controllo delle vulnerabilità. Bene, quindi arrivando alla domanda delle domande, che cos'è Red Hat Advanced Cluster Security? Per noi di parte che cultura? Vogliamo diventare un ecosistema di sperimentazione e apprendimento digitale e tecnologica. Una community che è capace di creare dialogo e competenze digitali attraverso l'interazione delle diverse generazioni. Vi racconto un breve aneddoto e termino. Durante la prima installazione che feci dell'HCS con un mio collega di un'altra generazione, che tra l'altro è anche qui in sala, mentre facevamo tutte quante le configurazioni, mi disse: "Ma tu stai capendo quello che stiamo facendo?" E lì si accese la lampadina perché. Poi continuo dicendo: spendi sempre un'ora in più, 2 ore in più, ma capisci e fai attenzione a quello che fai, perché altrimenti non imparerai mai nulla. Prima di RHCS abbiamo utilizzato diversi software, impostato pipeline, creato sistemi di controllo, abbiamo cercato di replicare concettualmente quello che fosse RHCS, ma qual è il punto, qual è il problema? Quando dai dei requisiti di rilascio software a dei gruppi di sviluppo che si devono attenere a dei criteri già impostati, non li rendi partecipi. Si trovano di fronte a dei requisiti che devono semplicemente rispettare. L'obiettivo qui è dare gli strumenti giusti alle persone. RHCS diventa il punto centrale di collaborazione e condivisione. È qui che nasce la cultura. Quando le persone possono utilizzare strumenti come questo, diventano responsabili delle proprie scelte, specialmente nel cloud e con la tematica della sicurezza. Quando diciamo di mettere insieme tecnologia, processi e persone, è questo. Quando le persone sono abituate a lavorare in sicurezza, nell'ottica di sicurezza, un domani, quando non avranno più RHCS e utilizzeranno altro, quello che gli rimane è la forma mentale. È questo quello che vogliamo ottenere. Perché quello che ti porta in casa RHCS è la cultura della sicurezza. Perché prende le persone e le mette all'interno del processo. Non fate fare mai alle persone le cose solamente perché vanno fatte. Date loro gli strumenti come questo, arricchitele, portategli la cultura e sono certo che otterrete grandi risultati. Grazie per l'attenzione, spero che lo speech vi sia piaciuto.